E ho fatto una cazzata. Cosa è combinato? Te lo dico, l'ho pensata male e l'ho realizzata peggio. E conoscendoti mi fai paura. Tanto paura. Mi hanno contattato i ragazzi di Tora Tora. È un'agenzia di viaggi che organizza tour a sorpresa. Beh, ma sono famosi, li ho già, esatto. Già sentiti. Sono viaggi a sorpresa. Tu vai lì, non sai dove ti mandano. Senza meta. E un giorno prima sai dove vai. Gli ho risposto tra una cosa e un'altra oggi e mi hanno preso un biglietto per domani. Alle 4 di mattina devo partire. E in più ho due compagni di viaggio e loro non sanno niente. Sono sicuro che Emily, la ragazza, sai, verrà tranquillamente, glielo dirò, faccio la sorpresa. Noi stiamo partendo a sorpresa e questo è il video. Il problema è Emanuele. Che mi immagina lavoro, lavora, studia. Come faccio a dire a lui che 5 giorni deve stare fuori? Come minimo gli vanno regalati un paio di scarpe e una braccia. Minchia, il viaggio e pure un paio di scarpe. Ma la destinazione si può sapere, eh? Sì, tu puoi saperla. Stiamo andando in Estonia, Lettonia e Lituania. Ah, bellissimo, cavolo. Facciamo un tour di 3 giorni, tutto organizzato da Tora Tora. Vabbè, Ste, io vado a dire ai diretti interessati che stanno per vincere un viaggio in Estonia, Lettonia e Lituania. E io ti saluto, vi saluto e ci vediamo al prossimo taglio. Spero mai. Io non voglio più tagliarmi i capelli. La situazione in questo momento è molto chiara. Devo spiegarlo solamente a Emanuele e Emily. Ora sta facendo shopping vicino al Duomo. La recupero, gli do la notizia, ma sarà felicissima, non ho dubbi. E poi è Emanuele. Come io spiegavo a Emanuele che deve saltare 5 giorni di studio? Ma non ho capito. Shopping e le buste? No, non sarà niente di particolare. Devo dirti una cosa. Cosa c'è? Ti avevo promesso che ti avrei portata in viaggio. In un viaggio in aereo, lontano dall'Italia. Domani partiamo. Alle 4 di mattina, cioè, alle 4. Tra 6 ore, tipo? Tipo 6 ore, sì. Nostro primo volo insieme. Ma aspetta, dov'è che andiamo? Ma quello lo capirei domani mattina quando vedrai il volo. Lo sai che viene anche Emanuele? Ma pure Ema? Sì, ho preso per tutti. Lui lo viaggio. Sa però? No. Non lo sa neanche lui? No. Credo che questo sia più problematico. Sì, Emanuele, ho paura, non voglio venire, ma gli ho fatto il volo, il check-in, l'hotel, tutto quanto. Cioè, tipo della serie, o vieni o vieni. Oppure butto il volo. È arrivato il momento di dire a Emanuele che verrà con noi in viaggio. Ciao Emanuele, buongiorno, bentornato in un mio nuovo video. Allora, ti spiego super velocemente, sappi che a prescindere non è colpa mia. Mi ha contattato Tora Tora, che è un tour operator che organizza viaggi a sorpresa, viaggi organizzati, tutta a sorpresa. E mi hanno detto, senti, ti andrebbe di portare la tua ragazza e magari il tuo coinquilino in un viaggio a sorpresa che ti organizziamo noi? Parti dal presupposto che avrò bisogno di un videomaker, quindi stiamo lavorando insieme per migliorare la qualità sul canale. Tu devi fare anche un po' di gavetta come regista. Perché dovresti dirmi di no? Ok. Partiamo da 5 ore. Ah. Alle 4 di notte. Per dove però? Non lo sa nemmeno Emily. Lo scoprirei domani. È solo il momento di fare la valigia comunque. Cominciamo a fare le valigie perché nemmeno io ho preparato niente. E solo io fino adesso so dove stiamo andando. Aggiornamento, sono le 4:26 di mattina e Nicolò Mira si è fatto tutta la notte sveglio per accompagnarci in aeroporto. Grazie, Nico, tu sei un grande uomo. Ciao Nico. Ciao, buonanotte. Buon viaggio. Vai a dormire. Se sopravviviamo ci risentiamo. Ovviamente ho fatto i check-in e tutto quanto. Scopriranno tutto sul tabellone tra poco, quando vedranno l'imbarco. Voi non avete idea di quanto sono felice, perché cioè, sto facendo il primo viaggio con Emanuele ed Emily. Vi racconto un aneddoto molto divertente. Una volta mi sono fermato qui a prendere un caffè e c'è un video su YouTube quando sono andato a Londra in cui ho lasciato il portafoglio qua. Magari evitiamo di replicare. Evitiamo, esatto. Secondo te dove stiamo andando? Non ho idea. Spoiler per entrambi è Europa. Spagna? Non è Spagna. Uno di quelli che ti mancano. Esatto, uno di quelli che mi manca sulla lista dei miei stati del mondo. Guarda, arriva, primo volo e si mette al posto del finestrino, ha fame. Ho fatto after stanotte, quindi provo a dormire almeno un'oretta prima di arrivare a Tallinn. Allora, siamo atterrati, di questo volo non ho visto niente, ho solo dormito, e anche loro. E comunque, benvenuti in Estonia. Io intanto mi sto già informando sui cibi tipici di Tallinn. Penso che ci sposteremo molto in Uber, dato che costa così poco. Allora, mentre aspettiamo Uber, ho una sorpresina per voi. Cosa? Ne ho portati stavolta tipo 20. Io vi ricordo che se siete in viaggio non c'è cosa migliore dei prodotti di Bulk. Non perché è il mio sponsor, ma perché è vero. Chi va in viaggio mi chiede sempre di comprare i barretti e i biscotti. Quindi vi lascio il link in descrizione con gli sconti aggiornati qua sotto nel primo link. Noi non conosciamo gli hotel dove stiamo andando a dormire perché ce l'hanno prenotati i ragazzi di Tora Tora. L'hotel è questo, non so cosa ci aspetterà, ha detto che è molto bello. Entriamo e vediamo. Rapidissimo check della stanza, è gigantesca. Bagna, bomba. Anche un bel bagno, una bella doccia. Ma noi in realtà siamo qui letteralmente per
4 minuti, tempo che Emanuele fa i suoi bisognini e si riparte. Dove andiamo? Scusate. A scoprire Tallinn. Ah, così. Così. La scatola chiusa, ok. Perché bussano? Chi è? Però sei Emanuele. Ma pure avevano Urban Herbide. Stiamo andando a fare un giro per conoscere la città. Andiamo a vedere i punti importanti da vedere. Nel mentre cercheremo anche qualcosa da mangiare. Ho un metodo infallibile per visitare i luoghi principali di ogni città senza usare Google Maps. Tu cammini e ogni volta che vedi un pinnolone, tipo quello, ti ci avvicini. Vai verso il pinnolone e dici vado lì, poi vedi un altro pinnolone e vai l'altro pinnolone, poi l'altro pinnolone e poi cammini. Ma qua ce ne stanno un bel po' però. Dei pinnoloni, un botto. Ramen al volo. Kageru ramen rao, ramen house. È appunto kage dopo. Dopo un'attenta degustazione posso confermare che la Coca-Cola è come quella in Italia. Mi ispiro, lo sapete? Che sono brutto, non posso sentirvi. Che brutto. Comunque è buonissimo, cioè è proprio top. Ramen, piatto tipico dell'Estonia, giusto? Non sapevo che il ramen fosse fatto con gli spaghetti di grano duro. Però vabbè, uguale. Molto buono. C'è un ristorante medievale dove ci sono persone vestite a tema lì. Potrebbe essere carino andarci a pranzare. Wow. Hanno detto che credono nella natura e quindi credono nell'alcol. Da quello che ho capito. There are three ones: berry, then caraway and pepper. Proprio alcol forte che dobbiamo assolutamente provare per la cultura. So I'll show you how is the proper way to drink it. Ok. At first, show thumbs up for good Estonia. Ok. Right? Like you have personality. And hold it like that. Viva! And now we drink. Viva! 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 In Estonia we say ah, faccio un cazzo. Viva! 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 Ah, buono! Come buono! Quanto sa di signore di anelli questa cosa? Quello che abbiamo preso prima è acqua vite. Ha detto Emanuele che vuole provare la carne d'orso. Che fai, non la provi? Questa qui, Emanuele, è carne dolce. Essiccata. Sì. Come un coppietto. E come coppiette? Minchia, sta pulita forte, eh? E c'è scritto che si sposa bene con la birra. Salute. Minchia, buona la birra al miele. Dovete assolutamente andare al bagno. Ah, non mi spoilerare. Voglio andare a vedere. Questo è uomo. Un po' particolare il bagno. Ci metti un po' così. Allora, te le mani. No, adoro. Adoro, letteralmente adoro tutto questo posto. Molto particolare. Ci hanno portato, prima di tutto, il salmone con i funghi, lenticchie, farro e una specie di cheesecake. Assaggio velocissimo del salmone. Ma più. Ma che salmone fritto? Ma è buonissimo. La fine del mondo. Questo lo rifacciamo a casa. Ed ecco la carne di orso. Prima volta che la provo in vita mia. È fortissimo. Molto nervoso. Più i nervetti. Si vede che era arrabbiato quando. A parte c'è un botto di cannella. Un botto di assurdo. Secondo me è spezzata male. È speziata male. Non mi piace. Molto particolare, però due piatti e due birre, 100 euro. Non così tanto economico. Emanuele ha avuto la brillante idea di voler prendere tre espresso. Sei sicuro? Buon caffè Estonia a tutti. E come dicono qui in Estonia, viva! Vivan! Mamma mia. È osceno. È osceno. Allora, non so quanti video ho fatto all'estero. Almeno 100. E ogni volta faccio questo. Ogni volta che prendo caffè. Che merda. Emanuele è affascinato dallo spogliarello di dei ragazzi vestiti da Amtaro. Lasciamolo là. Comunque, non mi aspettavo minimamente che già adesso facesse così tanto freddo qui. Mi ricordo che in Nord Europa con una felpetta stavi benissimo. Vediamo come fanno la pizza qua. Allora, già di base non è una buona idea. Poi se lo dici tu è l'idea peggiore della storia. Quindi niente pizza. Tu lo sapevi che al McDonald's all'estero in ogni città o paese che vai c'è qualcosa di diverso? Io quando giro tutta l'Europa ho provato tantissimi McDonald's. Ne avete cosa c'è? Posso dire fallimentare? È il primo McDonald's estero che non trovo niente di particolare. Peccato. Abbiamo fatto una pausa in hotel di molte ore perché siamo stati nella spa, nelle piscine, nelle saune, un sacco di roba. C'è presente quando dici hotel di lusso?
questo. E tutta la parte della spa, del video, della palestra e tutto quello che abbiamo fatto trovate da me sul suo canale. Abbiamo fatto anche una sauna a 90 gradi assurda con doccia ghiacciata. Esatto. Indovinate che ora è? Ora di mangiare di cena. Senti, facciamo come ai vecchi tempi, ci ha dato un ristorante, ci ha dato la mappetta, noi seguiremo la mappetta fino a quel ristorante, basta tecnologia, voglio vivere così all'avventura. Ragazzi, abbiamo visto il ristorante che ci hanno detto, è un ristorante di pesce, ma di un certo livello. Abbiamo visto il menù, minimo 100 euro a testa spendevamo. No, no, non si può fare. Andiamo a cercare qualcosa di più rustico. Lo ammetto, stavo cercando un locale tipico dove mangiare pesce, salmone, anguilla, ma alla fine è sempre la stessa roba qui nei paesi del nord, quindi abbiamo trovato questo ristorante, abbiamo fame, credo tutto alle 10 qui, sono le 9:20. Guru Restaurant indiano. No, non so se indiano qua. Quando il menù ti sembra troppo difficile, non conosci i piatti e non sai cosa ordineresti, cosa fai? Ho detto al cameriere, dato che lavori qua e sicuramente sai meglio di noi quello che è buono e che non è buono, fai te. Invece ci porto tutta roba che devono buttare, che sta pesca di extra, devono togliere di mezzo, no? Like masala, spice and tomato sauce. Ok, proviamo. Pesce fritto con salsa piccante, buono un culo. Quanto festeggeremo stasera al bagno. Spacca. Pizzetta con formaggio e aglio. Questo qui dovrebbe essere manzo. Questo riso, spezie e non so cosa. Alla carne questo. E quello pollo e formaggio. Beh, Manuela, all'assaggio. Assaggia. Il nostro aglio sarà più particolare. È buona però. È formaggiosissima. È la focaccia più formaggiosa che abbia mai provato in vita mia. Assaggiamo. Il manzo era? Credo di sì. Super speziato. Strano, è indiano. Era buonissimo. Buona. Non me l'aspettavo. Dovrebbe essere una specie di pesce, pollo e salsina. Uno dei piatti più famosi che hanno. Sono molto curioso. Ho trovato una verdurina dentro che non so cos'era. Però è molto forte. È speziato, tanto, ma non è molto piccante. Il pollo dentro al curry e ricoperto poi da questa salsina. È buono. Devo dire che questa cena a Tallinn molto molto approvata. Abbiamo speso 85 euro per 10-12 piatti. In confronto a oggi che due piatti erano 100 euro. Non male. E abbiamo preso anche tre coke zero. Molto economico e molto buono. Direi che possiamo concludere qui il primo giorno e andare direttamente a Ninna. Perché domani mattina lui deve studiare. E lei tocca spigne. Allora andiamo in palestra. Vabbè. Andremo in palestra. Buongiorno, secondo giorno in Estonia. Per niente inquietante trovarti fuori dalla porta prima mattina. È stata anche una mattinata un pochino particolare, abbiamo fatto la colazione che vedete tutta sul suo canale, perché lei ha fatto tutta la parte dell'hotel, della palestra dove siamo andati ad allenarci e della spa. Mentre ora andiamo a farci un giro al mare e dopodiché andiamo verso una pianura, andiamo a farci una passeggiata, insomma per vedere un po' anche l'esterno di Tallinn. Tu sai cosa andremo a fare questo pomeriggio invece? Più o meno quello di ieri? No. Oggi ho preparato una sorpresa solo esclusivamente per te. Puoi cominciare a indovinare cos'è? Devo avere paura? Sì, devi. Non ho ben capito cosa sia questa struttura. Comunque blu e giallo e ci passiamo. È carino. E come potete vedere questa è una ragazza tipica estone. Come vedete, hello. Il biondo dei capelli, l'azzurro degli occhi. No, è spicca, fesse mamma. Scusa mamma di Emily. Abbiamo trovato l'unico Uber che non parla inglese e soprattutto ci vuole lasciare letteralmente nel mezzo del nulla. Volete scegliere tutto. La destinazione è più in avanti, ma qui è più bello. Allora ci siamo spostati, noi eravamo dove stavano i grattacieli là in fondo. Siamo venuti in una zona con una spiaggia, delle passeggiate un po' più nella natura, per vedere un po' di più i paesaggi più interni e più naturali. Interruzione un attimo delle trasmissioni. Vengo dal futuro, sono il Giovanni di 3 giorni avanti a quello che avete visto poco fa. Ho fatto una cazzata. In breve ho cancellato metà delle clip del primo video, di quello che state guardando. Ed è un peccato perché succede un botto di roba. Siamo andati a fare una degustazione di birra insieme una guida del posto e in più siamo andati a mangiare in un buon sushi, veramente buono, era anche di lusso. Abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, siamo divertiti. Peccato, quindi stiamo saltando una grande parte di video in cui abbiamo fatto una degustazione di birra, che è molto importante perché conosciamo uno sconosciuto con il quale poi stiamo andando a tirare con l'arco in un villaggio vichingo. Vi lascio al continuo del video, che in realtà doveva essere un secondo video ma è diventato la seconda parte del primo video. Divertitevi.
c'è una persona che ci sta aspettando qua sotto l'hotel, perché abbiamo un'esperienza fighissima da dover andare a fare. Ci siamo andati a fare una degustazione di Beer Restory, dove abbiamo conosciuto la guida e durante le varie chiacchierate ci ha raccontato che lui tira con le balestre antiche, non quelle recenti, e anche con l'arco, non quello tutto tecnologico, quello antico. E abbiamo detto: ma se domani veniamo a provarlo con te? E ha detto: ok, venite. Noi quindi ci stiamo spostando da Tallinn a non so dove con uno sconosciuto per andare a tirare con l'arco e con la balestra. E quello è il ragazzo. C'è un arco dentro la macchina. And thank you so much. Really thank you. You're very welcome. This is just the beginning. Sto per dire una frase molto preoccupante. Abbiamo dato un arco in mano ad Emily. Cos'è che può andare storto a parte tutto? Altra cosa molto quotata è che lui in realtà sia un assassino e ci arriva una freccia nel petto oggi. La cosa bella è che è bastato chiedergli ieri se ci portava con lui ad allenarsi, che lui fa le competizioni con le vecchie balestre. Ha detto ok, venite con me. Cioè abbiamo chiesto e ci ha detto di sì. Una cosa non era programmata ed è uscita un po' così a caso. Ok, let's try it out. Allora, ha detto che questa balestra è solo da competizione, quindi non ha il coso per mirare, non sarà precisa per noi perché non sappiamo farlo, però per provarlo ha detto potrebbe essere carina. Hold it like this, pull out the safety lock. Ah. Okay, give it a try. Yes. 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 Go inside here. Andiamo a vedere dove ho sparato. Ha fatto un tiro della madonna. Mi sento, cioè non fiero di me, di più. Adesso farò come in una competizione. Sparerò tre frecce una dietro l'altra. L'ultimo tiro per vincere la competizione contro Emanuele. Emanuele, questo è il punteggio di battere, 23 ho fatto. Tocca al mister Emanuele. Vai Emanuele, mira bene. Rosso? Ma serio? Al primo tiro? Ha fame. Ultimo tiro per Emanuele, vediamo dove andrà a finire. Bruttissimo. Andiamo a vedere, i primi due si andano bene, è il terzo che dobbiamo capire. Ha rovinato tutto. Era un bel punteggio fino a quel punto, ho vinto sappi questo. I go? Yes. In alto a destra, salta a sinistra. Ok. No. Vabbè, ora l'hai quasi preso il target. Dai. I tiri di Emi lasciano un po' a desiderare. Almost. No? It's ok. Black. Black, yellow. Black and yellow, black and yellow. Wow. Quasi al centro, col giallo. Blu e nero. Adesso tiriamo da 40 metri io e lui, dopodiché saliamo sopra. E tiriamo dalla fortezza qua. Abbiamo rotto una freccia, ne abbiamo perso un'altra. Sarà un buon risultato. Sarà il tiro più difficile della mia vita. Pensa che stanno arrivando dei cattivi greci. Appunto. Hai touched. Qualcosa hai preso? Sono una pippa, dalla distanza sono molto una pippa. Allora, Emma, la nostra sfida dai 15 metri. Chi perde mangia piccante. Vabbè, ma che bucio del culo. No, mirato. 2, 10, 18. 18 io, vediamo Emanuele come se la cava. Ho tanta paura. Ok. La prima è andata male, ragazzo. Se qualcuno mangia piccante, puoi lasciare o raddoppiare, eh? Allora sono vittorioso. Lei purtroppo è mancina e non può tirare con l'arco con la mano destra. Vabbè, vi avrei stupito. Facciamo così, a 7 like, andiamo a tirare con l'arco e ci fa vedere cosa sai fare. Certo. Comunque tutto il villaggio vichingo sono parte dell'esperienza. Noi abbiamo tirato con l'arco e la balestra, figo, fighissimo anzi. Però tutto il resto, essere molto lontani da casa e provare una cosa del genere così a caso, insomma, mi piace un botto. Ti è piaciuta l'esperienza? Molto figo, questa parte è molto molto figa. E non è finita, che ora mangiamo? Cibo tipico vichingo. Emily Gervasio, cosa offre il menù? Pesce e ribs, queste sono cose che ho scelto io. Allora, noi ovviamente prendiamo una birra, giusto? E che fai, no? Noi ci prendiamo il salmone e le ribs e ci vediamo da di noi. Stavolta cosa vogliamo dire? Vivanto o... Pervisex. Iniziamo molto bene. Queste sono delle palline piccanti. È l'unica cosa piccante che hanno, quindi quella è la tua sfida, Emanuele. Mangiarne una, wow. Vai, assaggiamo. È fortunatamente buono. Formaggio fritto. Mamma mia, è buono. Super piccantoso dentro. Galapegno. E poi proviamo questi. Thank you. Questo piatto di ravioli è tipico sia in Russia che in Estonia. Proprio senza niente. Oh, la carne di niente è veramente che buona. Abbiamo lì del salmone e abbiamo delle barbecue.
ribs. Tu assaggi il salmone, io voglio assaggiare forza i ribs. Buonissimo il salmone. I ribs non sono rimaste morbide, quindi non hanno cotte nella maniera corretta. A noi ci piace quando i ribs sciolgono. Buono, vero? Buono il salmone, no? Manuele, pensavi di esserti salvato? C'è una salsa piccante qua. Bevi un po'. Ma che cosa? Per la sfida, hai perso. Ma mica, ma bevo. Ma dai, bevi sicuro. Non è piccante. È pomodoro. E alla fine abbiamo mangiato anche molto bene, abbiamo mangiato tanto e in quattro abbiamo speso 60 euro. Ed è pazzesco perché in un posto del genere pensavo caricassero molto, diciamo, il posto, tutto quanto. Invece hanno fatto pagare solamente la qualità del cibo. Voglio dirvi che se venite da queste parti, se venite qui in Estonia, a Tallinn per la precisione, la guida Dimitri ha il suo sito personale dove organizza tutte queste esperienze, tutto quanto, si chiama Discover Estonia. Non mi paga per dirlo, semplicemente sono molto gentile e volevo darvi un modo per poterlo contattare e organizzare cose del genere. E il posto dove abbiamo mangiato invece si chiama Viking Village Vikingite Kula. Ve lo lascio scritto qua perché è veramente difficile sia da pronunciare che da scrivere. Ma noi non abbiamo finito perché ho ancora una sorpresa per i due ragazzi che stanno qui con me. Thank you so much. You're that very welcome. A really good day. Yesterday and today. Yes. Thank you so much. Pazzesco. È bellissimo trovare persone così genuine. E non abbiamo ancora finito. Dovete sapere che i ragazzi qui, Emily ed Emanuele, hanno scoperto solo ieri sera che oggi abbiamo un altro aereo. Loro pensavano saremmo rimasti a Tallinn, invece no, li stupirò anche in questo viaggio. Ma prima li ho portati al T1, che è un centro commerciale, ma ha una particolarità. Stiamo andando per un motivo ben preciso, venite con me. Siamo venuti alla ruota panoramica del centro commerciale semplicemente per passare un po' di tempo, visto che tra poco abbiamo un aereo, abbiamo ancora qualche ora. E in più qualcuno mi ha detto che il panorama dall'alto è sempre migliore. Manuele, tranquillo, non precipiterà. Io non ho paura. Giovanni, tranquillo, non precipiterà. Posso che si muove? Oddio, no, mi devo vomitare, aiuto. No, ma dondoliamo un botto? Bello però dall'alto. Non so se mi piace. Vi faccio un regalo. No! Comunque, ci sono dei palazzi che non abbiamo visto in questi giorni. Da qui vediamo l'aeroporto ed è letteralmente piccolissimo. Ci sono due aerei, raga, e uno è il nostro. È l'aeroporto più piccolo che abbia mai visto in vita mia. Molto bello. Molto bello vedere le cose dall'alto. Secondo me qui hanno un problema col salmone. Letteralmente ovunque vai c'è salmone ovunque. Secondo me gli piace, così è intuito. Ok, siamo arrivati all'aeroporto di Tallinn. Stare per scoprire qual è la prossima destinazione. Ok, non dovrei dirlo, ma in realtà l'hanno già scoperta. Ma non gliel'ho ancora confermata. Gliela confermerò davanti al cartellone. Ragazzi, stiamo andando a Riga. Riga. Quindi pensate che io, ragazzi di Tora Tora, vi abbiamo fatto qualcosa di così scontato da fare Estonia e Lettonia. No, ragazzi, andiamo a Roma Fiumicino. Vabbè, sì, andiamo a Riga, andrò a culo. Aspettate che mi allontano un attimo da loro, che vi devo dire una cosa solo a voi. Loro sanno che stiamo andando a Riga, ma non sanno tutte le altre cose che io ho preparato lì. Ci dovrebbe essere un'altra mini avventura nell'avventura, perché come sapete con me le cose facili non ci piacciono. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, perché nel prossimo video ne succederanno tante altre. Se ne succederanno. Vi chiedo una sola parola per descrivere la giornata di oggi. Magica, direi. Magica addirittura. Sì. Tribale. Che cazzo vuol dire tribale? Medievale, avrei detto. Ma che vuol dire tribale? Tribale.